un maschio? Un maschio! Abbiamo un figlio, Catherine, un bellissimo e sano bambino. Guardati, guardati. Ciao, sono tuo papà, cucciolo. Papà, ti servirà un nome, vero? È un grande mondo là fuori, figliolo, pieno di gente di tutti i tipi. E tu? Che persona sarai? James. Sei solo? James. Catherine! C'è qualcosa... È in arresto cardiaco. C'è qualcosa che... Inizia la compressione. Porta fuori il bambino, forza! 1.000. 2.000. Forza! Aspetta, Catherine. Aspetta. Siamo io e tu. A volte ho dei vuoti di memoria. Dei veri e propri buchi che non sempre riesco a riempire. Mi ritrovo in luoghi che mi sembrano familiari, ma che magari non riesco a riconoscere. Come se qualcuno avesse fatto degli esperimenti su di me. O come se mi avessero scombussolato il cervello e non riesco a distinguere la confusione dalla realtà, cosa sia reale o meno. Forse dovrei semplicemente rivivere la mia vita dall'inizio. Ci serve un dottore, non un barbone. Se mi deludi, ci saranno conseguenze. E alla piccola pulce ci abitua. Il tuo futuro sia tranquillo. Mi ricordo qualcosa. Il volto di mio padre, ma non quello di mia madre. Ma ricordo il suo verso della Bibbia preferito. Apocalisse 21:6. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Le è sempre piaciuto. Mi ricordo di una vita passata tra mura di metallo. Ogni giorno. Ma mi ricordo anche dei miei compleanni passati lì. Come soprintendente, ti presento il tuo personale Pip-Boy 3000. Dio santo, quanto ti odio, Butch! Ah sì? Stavi scherzando? Vieni qua che ti ammazzo! Di botte, brutto cretino! È il mio compleanno! Oggi ti ammazzo di botte! Spero che Butch non ti abbia fatto del male. Vuoi dirmi com'è andata? Niente, roba fra maschi. Va bene, figliolo. Sono felice di vedere che non ti lasci mettere i piedi in testa da Butch. Ehi, pa! Prendo questa bambolina. Mi ricordo anche degli esami fatti tra quelle mura. Tutto pronto per il GOAT? E tutte le scelte che ci venivano imposte. D'accordo, signor Broccia. Domanda 1. Uno scienziato pazzo del Volt corre verso di te urlando: metterò il mio armonizzatore quantistico nella tua camera di risonanza fotonica. Qual è la tua risposta? Manosghiri Buddy scappellato a destra? Domanda 2. Mentre lavori come tirocinante nella clinica, un paziente con una strana infezione al piede inciampa nella porta. L'infezione si propaga con una velocità allarmante, ma il dottore è temporaneamente uscito. Cosa fai? Non saprei, ma un controllo sanitario io lo farei. Domanda 3. Scopri un ragazzino che si è perso nei piani inferiori del volo. È affamato e spaventato, ma a quanto pare è anche in possesso degli oggetti rubati. Cosa fai? Lo meno gli dico di andarsene. Domanda 4. Congratulazioni, hai creato una delle squadre di baseball del Volt 101. In quale posizione preferisci giocare? Nessuna, faccio l'alternativo. Domanda 5. Tua nonna ti invita a prendere un tè, ma ti sorprende dandoti una pistola e ordinandoti di uccidere un altro residente del Volt. Cosa fai? Le dico di darmi un cannone più grosso. Domanda 6. L'anziano signora Bernati si è di nuovo chiuso nei suoi alloggi e ti è stato ordinato di farlo uscire. Come procedi? Sfondo la porta, lo faccio morire di infarto. Domanda 7. Oh no, hai subito un'esposizione alle radiazioni e dal tuo stomaco è cresciuta una mano mutante. Qual è il miglior ciclo di cure? Non lo so, ma una mano in più fa sempre comodo. Domanda 8. Un residente del Volt 101 è in possesso di un fumetto di Grognak, il Barbaro, il numero 1. Che vuoi avere? Qual è il modo migliore per ottenere? Lo accoltello nel sonno. Domanda 9. Hai deciso che sarebbe divertente fare uno scherzo a tuo padre. Entri nel suo bagno privato quando non ti vede nessuno e... Lascio la tavoletta alzata. Ehi, ecco da dove hanno preso spunto per Better Call Saul. Domanda 10. Chi è incontestabilmente la persona più importante del Volt? Ovviamente io. Non mi sembra di avere molta scelta, eh. Usate le matite, ragazzi. Ispettore di fedeltà del Volt. Sembra proprio il tuo lavoro ideale. Sembra essere un lavoro di tutto rispetto. Madonna mia, che stronzo. Oh, ma guarda, questi GOAT sono serviti a qualcosa. Ma mi ricordo anche di lei. Dio, Butch, perché non mi lasci in pace? Ehi, calmati, non hai bisogno di perdere di nuovo il controllo. Stavamo solo scherzando con lei.
Esatto, andiamo, levati, Butch. Grazie per averli fatti sparire, idioti. Amata, un nome che dice tutto. Sicuramente provavo qualcosa per lei, ma non la vedo da allora. Cosa farete? Ribelle, proprio come tu. Ascolta, solo devi sapere queste cose. Non sarò qui a tenerti. Avanti, devi svegliarti. Ehi, Maro, che succede? Non dire cavolate, è una cosa seria. Anche tu sei una cosa seria. Mio padre ti cercano, hanno già ucciso Jonas, devi scappare. Oh, che bello, un inizio giornata di tutto rispetto. Mi dispiace, ma credo che dovrai seguire tuo padre. Dovrai scappare dal Vault. C'è un tunnel segreto che dall'ufficio di mio padre porta direttamente all'uscita. Cercherò di raggiungerti alla porta del Vault. Fai attenzione alla sicurezza, buona fortuna. Grazie, amata. Devi aiutarmi! Mia madre è intrappolata là dentro con gli scarafaggi radioattivi! D'accordo, Butch. Ti aiuterò perché sono una brava persona. Oh mio Dio, grazie. Non sapevo che fare. Sei il massimo. Ecco fatto, signora. Ce l'abbiamo fatta! Mia madre si riprenderà! Sei il migliore amico che io abbia mai avuto. Ehi, so che non è molto, ma voglio darti la mia giacca da serpente del tunnel. Avanti, prendila. D'accordo, ne farò buon uso. Ancora gli uomini della sicurezza. La Madonna, Mr. Andy! Dobbiamo tornare alle nostre stanze. È la nostra unica opportunità, non capisci? Possiamo andarcene da qui, proprio come il dottore. Io non lo farei se fossi in voi. Tom, io non credo sia una buona idea, attenzione. Signora! E che cacchio? Vabbè, mi scusi. Tu, è colpa tua. Tu e il tuo stupido padre. Doveva andarsene, vero? Doveva incasinare la vita a tutti. Ehi, non biasimare me per gli errori degli altri. Guardie, guardie, è qui. No, ah. È il ragazzo del dottore. E che palle, ma con me te la devi Avresti prendere. Dovuto cercare di correre. Ah. Tuo padre ci ha traditi tutti. Dai buono. Ehi, tu. Sei già abbastanza nei guai. Non peggiorare la tua situazione. Ah, io non la peggioro. Non osare toccare Amata. Metto il bene del Vault al di sopra di tutto. Anche dei miei sentimenti paterni. Non hai alcun bisogno di tradire il Vault seguendo le orme di tuo padre. Hai ragione, ma io non voglio stare qui. Dammi la chiave e io me ne vado. Oh, è tutto? Non c'è altro che posso darti mentre sei qui? Una tazza di caffè, grazie. Non otterrai niente da me. Morirò prima di vedere la sicurezza del Vault compromessa di nuovo. Allora sarà Amata a subirne le conseguenze. Mio Dio, sei un lurido bastardo spietato, vero? Credo che lo faresti davvero. Lo so. Here, leave the vault. Non so perché adesso parli in inglese, però. D'accordo, me ne vado. Però smettetela di menarmi, porca miseria. Oh, Jonas, quanto mi dispiace. Amata, tutto bene? Grazie. Ti avevo detto che mio padre non era in sé. Non so cosa avrebbe potuto fare se non fosse stato per il tuo intervento. Lo so. Faresti meglio a uscire di qui. Cercherò di incontrarti alla porta del vault. Se non ci riesco, buona fortuna. Buona fortuna anche a te, amata. Eccoci finalmente qui. La porta del Vault. Dobbiamo aprire questa porta adesso. Oh mio Dio, l'hai aperto davvero? Ce l'hai fatta, hai aperto la porta. Mio Dio, quasi non pensavo che fosse possibile. Amata, non so come stia, spero stia bene, ma da qui in poi è tutta storia che si ricrea da sola. Addio, amata.